Un saluto da Mattia. Qualche giorno fa è terminato il mese del Pride e anche Orbán ha voluto dire la sua regalando alla comunità LGBT ungherese una bella legge discriminatoria che non sei così felice neanche quando la zia ti regala un maglione di seconda mano a Natale. Grazie. Cioè, sono tristi pure i modelli. L'Unione Europea non l'ha presa benissimo e ora minaccia sanzioni. Andiamo quindi a vedere bene cos'è successo, cosa dice esattamente la legge Orbán e quali saranno le conseguenze. Se non siete iscritti, vi ricordo di iscrivervi oppure di lasciare un mi piace o un commentino, così fate capire a YouTube che questo video può interessare a qualcuno. Bando alle ciance, iniziamo! Partiamo dall'inizio. Cosa dice esattamente la cosiddetta legge Orbán anti-LGBT? Così, a naso, conoscendo il partito al governo, non è che prometta proprio bene, eh? Ufficialmente la legge nasce con lo scopo di tutelare i bambini contro la pedofilia, inasprendo le pene contro i pedofili. Cosa c'entrano quindi i gay? Prendono forse i pedofili e glieli fanno in culo? Gli aspetti controversi della legge sono tre. Innanzitutto censura i temi legati all'omosessualità in contesti pubblici frequentati da minori, di fatto paragonando l'omosessualità alla pedofilia, paragone che ha senso quanto usare un calippo in un film di Rocco Siffredi. Si scioglie. Con la nuova legge sarà possibile censurare riviste che parlano di omosessualità, non si potranno fare campagne che mirano all'inclusività, addirittura i film contenenti queste tematiche potrebbero dover essere trasmessi in seconda serata. Capite bene che si arriva quindi a un secondo problema, ovvero l'impossibilità di educare e fare cultura su un tema che ormai è all'ordine del giorno. Come ciliegina sulla torta, ci mettiamo il fatto che questa legge sottolinea ancora una volta come per il governo ungherese l'unica famiglia degna di esistere sia quella tradizionale eterosessuale, spingendo quindi gli educatori a doversi adeguare a questo sistema di insegnamenti. Insomma, si rischia un po' di andare a creare un esercito di mini adinolfi mangiatori di goulash. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha definito una vergogna la legge approvata dal Parlamento ungherese, mentre 17 stati membri su 27, tra cui l'Italia, hanno espresso in una lettera preoccupazione per i contenuti della legge. E dire che sarebbe bastato spedire e contrattare Mario Draghi, l'uomo a cui non si può proprio dire di no. A sostegno di Orbán si sono invece schierati i cosiddetti paesi del gruppo Visegrad, Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia. Roba di vodka e tute Adidas di seconda mano, insomma. Ma anche la nostrana destra italiana, con Lega e Fratelli d'Italia. Ma come? Ma se la legge Zan non va bene perché chiunque deve essere libero di esprimere la propria opinione? Ma che... Insomma, si stanno creando sempre di più due blocchi contrapposti che piano piano tirano la corda sempre di più sulle tematiche legate all'uguaglianza sociale. Da una parte l'Unione Europea, che minaccia sanzioni e limiti all'utilizzo dei fondi, ad esempio all'Ungheria per questa legge, ma anche alla Polonia per l'istituzione delle cosiddette zone LGBT free. Un caso di discriminazione attiva, insomma, una roba fantasiosa che nella testa di chi l'ha proposta funziona tipo le pubblicità dei detersivi che eliminano il 99,9% dei batteri, cioè non lo so, questi si immaginano di mettere tipo uno zampirone che fa scappare i gay come le mosche. Non funziona, anche perché di solito se fai la merda le mosche arrivano, mica se ne vanno. Dall'altra parte i conservatori e i paesi del gruppo Visegrad. Ad esempio in questo caso il partito di Orbán si è molto offeso e ha detto che l'Unione Europea non deve permettersi di dire ai genitori ungheresi come debbano istruire i propri figli. Oh, e nel frattempo ha comprato pagine nei giornali europei per difendersi dalle accuse, Così, a naso. Secondo me non le userà per fare pubblicità al turismo verso la ridente Ungheria. Orbán fa lo spaccone anche perché sa che in questo caso in effetti non ha violato lo Stato di diritto, che super sintetizzando significa che tutti i poteri pubblici sono costretti ad agire entro il perimetro della legge, cosa che è effettivamente avvenuta in questo caso. Quindi difficilmente l'Unione Europea potrà veramente poi dare sanzioni economiche all'Ungheria.
Insomma, è ormai iniziato uno scontro che si rivelerà piuttosto lungo e complesso, anche perché ormai le diverse fazioni si stanno polarizzando sempre di più, non c'è più molto spazio per il dialogo, cioè ormai è come un derby di terza categoria in cui le tifoserie si offendono, non ha più molto senso. E niente, penso che sia più o meno tutto. Come al solito, in descrizione vi lascio degli articoli per approfondire il tema. Vi invito a mettere mi piace, a condividere il video e vi saluto alla prossima. Ciao!